Io e il fratello di Nicola andiamo a vedere un negozio di modellismo ogni anno, veramente ogni anno. Il giorno dopo Thanksgiving andiamo a vedere questo negozio e ci sono un sacco di modellismo, ci sono un sacco di novità, è uno dei migliori negozi qui a nord della California addirittura. Andiamo a vedere e a vedere un po' di novità e magari a volte mi compro che cosa. No, andiamo a prendere Eric. Il negozio si chiama RC Country Hobbies, bellissimo, bellissimo. Andiamo, andiamo. Wow. First rate? Look at this. That was fun. Well, yeah, so how much is this thing? Io e Nicole partiremo, torniamo giù a Los Angeles. Nicole e Emilia stanno qua. Lei ha uno sfogo in faccia. Oh, mille cose, ragazzi. Ha uno sfogo in faccia, quindi oggi la portiamo dal dottore a vedere un po' che cosa c'è. Penso sia una specie di qualcosa che ha mangiato, qualcosa del genere. Comunque, vabbè. Con quello poi ho avuto un problema col computer. Il computer continuava a spegnersi da solo. Io uso un Mac Pro, non riuscivo a caricare niente, ma ho trovato la soluzione, almeno penso. Ho dovuto resettare l'SMC, che è praticamente il System Management Controller che fa funzionare un sacco di hardware nel computer. Sembra che stia andando bene, però ha rallentato tutto. Qua adesso fa freddo, siamo a Sacramento. Non vedo ritornare a casa. In ogni caso è stato un bellissimo 3 giorni qui a casa dei genitori di Nicola, ci siamo divertiti e quindi andiamo avanti, vediamo un po', speriamo che lì là tutto a posto. Sì, è uno sfogo in faccia, sicuramente qualcosa, un po' allergia, qualcosa che ha mangiato, però sta bene, sta bene. Noi ci vediamo più tardi. La macchina originale del papà di Nicole. Ora mi deve portare a fare un giro, sicuramente. Sono porte pesantissime. Ora il babbo di Nicole mi porta a fare un giro. È la prima volta che vado su una macchina classica così. Troppo bello. So cool. Buongiorno a tutti, oggi è domenica, siamo in ritardo sulla tabella di marcia, dovevamo partire ieri ma purtroppo l'era non è stata troppo bene, quindi ha un'infezione in orecchio. Appena finito con Emilia e adesso è partita Leila, però no, sta benissimo adesso, ho preso un po' di antibiotici, quindi Nicole non si sentiva di partire, lasciare qua le bambine da sole con i genitori di Nicole, perciò abbiamo ritardato un giorno, ora è domenica, fra poco ripartiamo, fa freddo ora, pensiamo di arrivare verso mezzogiorno e noi ci vediamo a Los Angeles, ciao, let's go! Facciamo i maiali, mangiamo in and out, tanto per essere un po' healthy. What do you eat right now? In and out. It's nice to be kind of dirty on you sometimes. Eat dirty. We've been eating dirty for like 6 days. Stiamo mangiando in and out per farci un po' schifo.
e siamo solo io e Nicole. We are only you and me, babe. Nicole è triste. Lei e Emilia ci... What she said? Lei e Emilia ci mancano e sono a 26. Right, thank you. Vi spiegare un attimino, In-N-Out è uno dei hamburger più buoni che della California, di almeno dicono. È una... È soltanto in California. There's only in California, right? I think they opened one in New York somewhere. Quindi solo California, ma mi sembra che ne hanno aperto uno in New York. È molto buono, è molto semplice, ci sono soltanto uno, due, tre, quattro tipi di hamburger e basta, non c'è più nient'altro. Però le patatine, the fries I don't like too much. Non è gelato, è better fries. Le patatine fritte sono un po' così cos'altro. There you are, thank you. Buoni. Mangiamo e poi torniamo in strada. Ciao. Nicole without, senza bambini, diventa una stronza. E non è già, lo è già. What did you say? Without kids you become more aggressive on me. No, I do not. What? Oh god, yes, we find it! Giusto per cambiare, siamo on dip, io e Nicole ci stiamo scatenando con le spese per Natale, decorazioni di Natale, non le luci ma tutto il resto. Questo, adesso prendiamo le cose per il camino che mancavano. You got it ready? Alright. This one? No, I like ours. Ok. Quindi siamo in fase di... Noi andiamo avanti, cominciamo. A dopo. Intanto siamo arrivati a casa. Non siamo ancora andati a casa, siamo venuti qua direttamente a un tipo. E abbiamo intenzione di fare dei progetti a casa. Un tipo. What are you doing, man? I'm spending all your money. What are you buying? New French doors. We're gonna get like these. But our house is obviously not this wide across. So it'll go like this. So it's a flap, flap, like this. But we're gonna do white with like that look. Nicole, Nicole. Sto cercando di sistemare questo camino che non è mai stato acceso, mai. Cercherò di aprire questa valvola. Yeah. It works pretty good. It's beautiful. Are you kidding me? Yeah, it's beautiful. Nicole sta piangendo. Il camino funziona, no, sono contento, bello. Va bello, questo qui vedi, ripara, così almeno non escono fuori i lapislazzili. Yeah. Mi ha lasciato, è colpa mia. Buongiorno a tutti ragazzi, oggi è lunedì. Stai calmo. Ora, ci sono un po' di cose nuove. Se riesco a scracciare la macchina, no booking. Ci sono un po' di cose nuove. Ci sono dei ragazzi italiani qui a lavorare su una barca a ferretti. Li sto portando a Home Depot perché devono comprare alcuni materiali. Ve li faccio conoscere, sono simpaticissimi. Poi avrò a casa mia Harry e Favre, i due padre e figlio che hanno attraversato gli Stati Uniti con il ciao. Quindi spenderanno 3 giorni a casa mia, faremo un po' di numeri, magari facciamo una bella live. Figata! Contento ragazzi, un po' di cose. A presto, escerà la prima puntata di
della nuova rubrica delle interviste agli italiani in America. Si chiamerà Hai trovato l'America? Punto esclamativo, è una cosa così, mi piace. Ci ho ragionato un po' e mi sembrava un titolo abbastanza carino. Devo ringraziare Joele, Joe, che lui è venuto fuori con questa cosa. E poi Joele mi sta aiutando, Joele è dietro le quinte di questi video, quindi mi fa piacere, così almeno ci divertiamo un po'. Oggi giornata ventosa, fresca, centura. Questo è il tipico inverno californiano, giornate di vento e si sta bene col giubbottino, ma fa caldo, il sole è caldo, però quando sei all'aria aperta, quando specialmente c'è vento, fa frescolino. Ora andiamo a prendere questi italiani. Italiani! Italiani! Abbiamo comprato. Monica, questo è per te se ci stai guardando. Bibite. Alcolico. Ah, intanto ragazzi, voglio dire, questo è Davide. Questo è Davide. Ciao. E questo è Fabio. Ciao. Sono i ragazzi che vi dicevo prima, che sono qua a lavorare sulla Ferretti, che è qui parcheggiata in marina. Loro fanno il tech. Il tech, che è quella cosa più importante delle barche. Sono qua dall'Italia a sistemarla. Ora abbiamo comprato un po' di attrezzi, perché giustamente con le prese sono tutte diverse, quindi l'ultima volta che sono state qua avevo un'esperienza un po'. Ora abbiamo comprato, anzi è costato meno comprarlo che spedirlo, vero? Sì. Io economico. Bravo. O noleggiarla addirittura, che qua noleggi comunque fuori. Altri italiani, facciamo altri italiani. Girare i soldi. Fanno girare i soldi. L'economia americana sta andando bene perché gli italiani vengono qua a spendere i soldi. No, quella è mia. Però l'italiano ce l'hanno nel sangue, eh. Arraculare, come si dice? Guappare. Allora, ragazzi, Fabio, Davide, ciao ancora. Ciao. Grandiosi. Ciao. Italia, grandi. Boom. Devo pensare a aprire un'agenzia di aiuto a italiani. La chiamerò SOS Italian. SOS Italian. Non è una brutta idea, però devo pensarci. Ciao, figurati. Ciao Davide. Ciao. Noi andiamo avanti con la giornata, ragazzi. Ora andiamo a mangiare un boccone perché ho fame. Vai, a dopo, ciao.